Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci piace questo angolo del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, perché qui ci racconta un po' la vita di questo giovanissimo frate con la sua prima fotografia, la prima fotografia delle stimmate, poi qui a San Giovanni Rotondo nel giardino, e questa foto che poi è divenuta un'icona per il racconto della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi quanto era importante la preghiera per Padre Pio da Pietrelcina. Ce lo attestano tante testimonianze, come ad esempio Gherardo Leone racconta: Padre Pio pregava sempre e con questo mezzo alimentava la sua fede, ci invitava a credere con la stessa intensità. Quando mi confessava mi chiedeva sempre se avessi pregato, e quando mi accusavo di leggerezze mi diceva: hai pregato poco. Fine e profonda è anche l'osservazione di un confratello, padre Odorico. La sua mente era talmente immersa in Dio, racconta, per cui a qualsiasi buona notizia rispondeva ringraziando il Signore, lodando per qualche particolare beneficio, quindi rallegrandosi. Anche padre Torquato D'Alecore, è stato suo ministro provinciale, racconta: la preghiera di padre Pio era intensa, profonda, era continua. Oltre alla messa, che costituiva il centro della sua giornata, quale centro vivo ed impressionante, vi erano i suoi moltissimi rosari, i suoi saluti alla Vergine, le sue infuocate invocazioni, le sue prolungate soste davanti a Gesù sacramentato e davanti al crocifisso. Padre Clemente da Santa Maria in Punta nota in Padre Pio un continuo atto di fede nel desiderio di raccoglimento, di silenzio, che manifestava durante la giornata, quando era libero dal ministero delle confessioni. Ed inoltre nella celebrazione dell'Eucarestia, nella recita continua del Rosario e alla sera nella visita a Gesù sacramentato e a Maria. Afferma inoltre padre Giacomo Piccirillo che da tutta la vita di padre Pio emerge uno spirito di fede vivissima, prega continuamente. E circa l'unione col Signore, proprio padre Onorato Marcucci, che osserva specialmente negli ultimi anni, si era distaccato da tutti ed era assorto completamente nell'adorazione di Dio, alla cui presenza viveva costantemente. Aveva persino eliminato la ricreazione.